decimo al campionato mondiale della pizza 2019 che si è tenuto nei giorni scorsi a Parma. 765 partecipanti provenienti da 42 nazioni che si sono sfidati in oltre 1000 gare. Lui è Abu El Atta, Atta per gli amici, egiziano d'origine ma verbanese d'adozione. Verbanesi sono anche stati i suoi maestri. Sono pizzaiolo da 11 anni, ho iniziato a fare la pizza il primo giorno appena arrivato in Italia, spiega il 36enne, che ha lavorato in diversi locali della città, ora è alla pizzeria Fantasia di Suna. Era la prima volta che Atta partecipava al mondiale, erano tutti bravi, ha spiegato. Non ha nascosto l'emozione e la grande gioia per il risultato ottenuto con una pizza decorata con asparagi, gamberi e formaggio fresco. I pizzaioli sono stati giudicati da un team di esperti che ha valutato le loro creazioni rispetto al gusto, alla cottura, alla preparazione del forno e alla velocità di realizzazione. Il nostro portacolori ha spiegato che al Mondiale di Parma erano molti i concorrenti stranieri, magari figli di connazionali emigrati, che hanno fatto fortuna all'estero grazie al piatto italiano più amato e famoso al mondo.